una petizione contro il senso unico in Corso Italia a Gorizia. Per quale motivo avete deciso di promuovere questa iniziativa? Abbiamo deciso di ascoltare un po' l'appello dei cittadini che sui social chiedevano di intervenire per fermare quello che è considerato un po' uno scempio dell'arteria principale della nostra città. Una strada che è stata fatta dai Ritter per semplificare la vita e la viabilità. Collegava la stazione al Teatro Verdi, adesso sembra di essere catapultati in un gioco dell'oca. E un altro dei problemi è quello degli stalli per le persone disabili. La pericolosità è evidente e la pericolosità è anche quella per gli stessi ciclisti a cui sembrava di voler semplificare la vita, ma in realtà mettendo gli stalli anche sulla la sinistra si rischia di aprire la portiera proprio in faccia a una bicicletta. Pensiamo che ci siano tanti disagi per le persone che lavorano in corso, ma anche per quelle che lo attraversano entrando e uscendo dalla città. Sono molti negozianti che ringraziamo moltissimo anche per il contributo che ci stanno dando, perché è proprio una richiesta popolare che avverte una necessità, quella di fermare quello che è assolutamente un intervento non richiesto, e anzi noi vorremmo che venga fatto appunto un piano del traffico affinché questa scelta la prossima volta passi attraverso il Consiglio Comunale per ascoltare quello che è veramente l'opinione dei cittadini. Avete sottolineato che la vostra è una presa di posizione apartitica e apolitica, però l'argomento sta suscitando a Gorizia forti polemiche e anche all'interno dello stesso Consiglio Comunale. Certo, questo tema sta diventando un tema politico, però la petizione vuole essere un'azione apartitica. Cosa significa questo? Vuole essere un'azione che non sia contro a qualsiasi fazione o partito politico. Noi siamo tre giovani, tre ragazzi che abbiamo deciso di metterci a disposizione della gente, abbiamo sentito questa necessità dalla gente, gente che vota sia destra che sinistra, centro, qualsiasi fazione politica. Quindi la petizione, questo atto sicuramente non vuole essere un atto per attaccare qualcuno. Con queste firme certamente ci presenteremo. E certamente faremo valere, cercheremo di far valere, ovviamente sta al sindaco ascoltare la voce dei cittadini, la voce, il parere, l'opinione della gente.